Benvenuti in questo nuovo video da Gaming Tester. Episodio 3. Allora, questi sono i veicoli che abbiamo. Piccola spiegazione. Allora, nuovi utensili. Questi sono gli originali, praticamente, dell'episodio 1. Nuovo carrello. E nuovo portalegname. Ed abbiamo anche un illuminatore per le lampade, per la luce per notturna, per i lavori serali. Bene, bene. E qui abbiamo anche il carrello per la benzina, per il combustibile, per i veicoli, ed anche le taniche, come vedete qui, taniche d'acqua, taniche di combustibile, ricaricate qui. Come vedete le ho messe già anche qua, bene. Bene, bene, i campi stanno crescendo, come vedete già da sfondo. Possiamo iniziare. Allora, questo è il nostro deposito provvisorio di legname, quelli sono i nuovi depositi. Lì c'è il deposito della segatura prodotta dall'imbottigliato, che lo andiamo a vendere. E qui sopra abbiamo uno stazzo, una boschiva. Come vedete abbiamo rialzato due carrelli, intanto fa un po' fatica in salita, specie se ripida. Ma ce la facciamo. Allora, direi che possiamo incominciare da qui a tagliare un po' di alberelli sul lato. Allora, scanciamo il marchio ed eccoci pronti. Abbiamo anche l'accetta questa volta come utensile. Direi che possiamo iniziare da... Allora, innanzitutto vediamo un attimo che... Okay. Abete 100%, perfetto. Vediamo un attimo le misure di questi alberi. Ok. Ok, boh, sono tutti grandi, possiamo tagliare alcuni. Allora, iniziamo a segnarli. Questo qui. Ok, questo qui, poi abbiamo quello, poi faremo ancora questi qua, questo qui che è più secco, sì, tagliamo anche questo,
Ok, direi che sono sufficienti. E boh, tagliamo anche questo piccolino. Sì, ma iniziamo il taglio. E uno è andato. Questo qui. Casca l'albero. Non cade. Haha, bella questa. Questo è un bug. Adesso dovrebbe cadere, sì. Opla. Perfetto. Ah, questo qua anche no, non l'avevo segnato, tagliamo anche questo che ci siamo. Vediamo anche questo qua. Perfetto. E poi abbiamo questi due qui. Allora, uno è qui sotto. E poi abbiamo questo. Perfetto. E questo qui lo lasciamo, dai. L'abbiamo, adesso li teniamo da raccogliere. Oh, questo non finisce più. Siamo in alto, in alto. Oh, fada. Proprio in alto. Ma la razza. Bene. Allora, abbiamo tagliato tutti gli alberi marchiati. Adesso prepariamo il carrello. Allora, stacchiamo le cinghie. Iniziamo a tagliare questo innanzitutto va. Qui non faccia danni. E lo taglieremo anche qua. E anche qui. Ricordarci che è in mezzo al fogliame, se no vediamo. Ok, abbiamo anche questo, i pezzi.
Abbiamo un po' di pulizia da fare dopo. Tra i tronchi da togliere, con le radici e tutta la segatura da raccogliere, ne avremo un bel lavoro. Iniziamo un po' ad arrugginare tutto il legname in un punto, così possiamo lavorare tranquillamente. Innanzitutto prendiamo questo prima che se lo dimentichiamo poi. Dopo fa buio più tardi, se siamo ancora qui c'è il rischio di dimenticarlo. È bello lungo, possiamo già caricarlo. Non dovremmo tagliarlo, mi sa. Questo ci toccherà tagliarlo un bel po', perché così va dentro solo un lato, va. Vediamo un attimo di tagliare un po' di cose, un po' più basso, ci vogliamo fare così. Tagliamo anche qua. Ecco qui. Fatta. Allora, se vediamo il sistema un attimo, questo carico per bene, così poi non avremo problemi, perché sennò con tutto il legname poi caricato messo storto ci darà un bel po' da torcere. No, questo è troppo pesante, ma lo tagliamo in parti più piccoli, giusto per tirarlo fuori, così circolare non possiamo. Allora vediamo se riusciamo adesso a spostarlo in qualche maniera, vediamo, spingiamo fuori, va. Carichiamo questo, se vediamo, oppla, è finito, non so dove sia finito, io ve lo voglio dire, fatto un bel sbaglio, ma c'è un il sistema non è molto massimo. Sai, lo butteremo qui e poi fatto. Togliamo via anche questi due, così lo sto lanciando e cade da solo il peso. Calma, opla, fatta. Questo vicino. E anche questo va dentro. E qua c'è rimasto quello qua. Ok.
fatta anche questa. Oppila, facciamo cadere questo, perfetto. E ora andiamo a prendere tutto il resto. Allora, facciamo questo che è per lungo. Allora, mi sa che sì, ma ci sta giusto, giusto dentro. Però esce fuori dietro, quindi questo pezzettino qua non va bene, dobbiamo tagliarlo qui. Questo sennò in curva poi fanno in conflitto con quest'altro carrello dietro e rischiamo di ripetarci praticamente con tutto il carico. Allora, mettiamo la bella qui, là. Perfetto. Questo mettiamo qua. Ottimo. Prendiamo pezzi piccoli, piccolo, questo piccolo. Questo sopra, sì. Ottimo. Prendiamo quest'altro. E vediamo il da farsi. Anche questo mi sa che è lungo, quindi dobbiamo caricarlo in qualche maniera. Mi sa così dovrebbe starci, sì. Togliamo direttamente subito anche questo qua, così poi non c'è il problema. Ecco qui. L'unico problema è questo carrello qui davanti, è che bisogna centrarsi per bene, perché sennò si prende la sbarra che legge il tronco e sponda. E quindi il tronco va un po' storto all'interno. Okay. Devo regolare un po' il carico all'interno. Sono così, occupa spazio inutile, ecco qua, già meglio. Aspetto, prendiamo questo qui dietro, anche se è piccolo. Anche questo mi sa che dovremmo tagliarlo, infatti. Adesso lo tagliamo.
bello. Oppla. Cosa c'è? Un ramo, tipo tagliamo anche là. Ramo proprio in prima. Vabbè, adesso lo carichiamo qui. Calma. Allora, questo dobbiamo tagliarlo in due punti, se no non riusciamo a caricarlo. Uno di davanti. Qui tagliamo anche un altro pezzo, lo metto qui. Fatto. Qua lo possiamo tagliare. Qui è un po' buffito, no? Perfetto. Bene, bene. Allora, questo va qui. Questo è troppo pesante. Ok. Questo altro, eliminiamo i più piccoli intanto, così poi rimangono solo i grandi e abbiamo fatto. Ok. Adesso tagliamo a metà. E riusciamo a caricarlo. E due più in qua. Perfetto. Poi abbiamo questo. Hopla. Allora, questo. Vediamo se riusciamo a buttarlo qui sopra, che è piccolo, non lo so, ma no. Niente a fare. Incastrato, ok. Togliamo di nuovo la boita. No, nada. La grande. Ok, questi sono tutti grandi, ma... riusciamo a prendere questi due in colpo. Là. Ecco fatto. Ok. Preso. Mettiamo anche questo qui sopra il carrello. Possiamo buttarlo di qua. Perfetto. Ok, andrà tagliato un po' perché sennò così si svolge troppo fuori. Buono. Togliamo ancora questi ultimi. Allora. Sentino. Ah.
Impennata. Troppo sbilanciato. Ok, scarichiamo qui. Perfetto. Buono, prendiamo questi ultimi pezzi. Questo qui bello grande che ci farà guadagnare parecchi soldini. Due rami aveva. Aspetta che li tagliamo via. Ottimo. E carichiamo anche quest'ultimo. Andiamo piano, che siamo sbilanciati. Pian piano. Allora, vediamo di togliere questo. Vediamo se riusciamo a portarlo così di sopra. Ok, e qui dobbiamo tagliare un attimo questi qua. No, andiamo troppo in alto qui, ho già difficoltà a tagliare. Allora, cominciamo questo in alto. Perfetto. Queste punte, boh, le prendiamo. Allora abbiamo questo. Poi questo carichiamo questo, questo pezzettino piccolo. Questo qui anche. Eccoci qua.
Allora, qui abbiamo questa punta che intriga, che mettiamo qua. Perfetto. Quasi fatto, dai. Abbiamo già riempito comunque il carro davanti, quindi comunque abbiamo finito con questo carico di questi ultimi pezzi. Almeno il carrello davanti. Andiamo a riprenderlo. Bene, anche questo. Ottimo. Li tagliamo alla punta e questi ultimi due sono proprio qua sotto, ma purtroppo li siamo. Allora vediamo come fare, vediamo. Dovremmo riuscire a prenderlo così. Ok, uno è andato. Poi c'è qualcuno in fondo. Ok, prendiamo quest'ultimo, stando attenti a non cadere di sotto. Opla. Voilà. Abbiamo preso anche questo. E mi sa che abbiamo riempito lo spazio. Sì. Ok, ci sta ancora uno, guarda. Ancora uno proprio. Dopo il carrello mi sa che è troppo pesante. Questo qui, ho visto. Ancora qui, opla. Pezzetto mi pare di morte, non so. Bene, bene. Ovviamente non abbiamo finito il lavoro qui. Adesso verrà il bello che dovremo andare a prendere l'altro trattore. Allora, qui possiamo riagganciare il carrello. Ok, e andiamo a prendere quest'altro pezzettino che ho visto era qui. Perfetto. Ottimo. E non dovremmo avere altri pezzi dimenticati, no. Vabbè, abbiamo tagliato tutto, quindi fatto tutto. Ottimo. Allora. Mettiamo adesso i nastri. Vediamo.
Due non sono proprio presi dai nastri. Speriamo che il peso venga. Questa punta qua se ne uscì un tagliato. Allora, adesso il difficile. Ok, siamo abbastanza carichi, infatti il trattore sta sforzando parecchio. Vedo dai numeri G e motore. Girare e tornare indietro. Ok, discesa è più facile. Quello è il nostro bel campo di frumento che sarà presto ancora in crescita, quindi ci vorrà ancora un bel po'. Allora, posteggiamo qui e andiamo a prendere l'altro veicolo che ci sta aspettando, pronto all'uso. Tagliamo per il prato, dovrò tagliare anche l'erba perché vedete che sta crescendo ovunque. Eccoci qua, allora, questa. Andiamo sulla sbarra. Ok, e ovviamente anche questo che adesso attiviamo. Allora, andiamo in posizione. Direi che possiamo metterci qua. Perfetto, e attendiamo l'altro trattore che sta arrivando, eccolo qui. Ci vorrà un bel po', ma ce l'abbiamo fatta. Ma direi che possiamo fermarci qui. Sì, allora vediamo di trovare un posteggio per scaricare i veicoli. Meglio andare lì davanti, così abbiamo tutta la strada libera. Ah, abbiamo dimenticato quel pezzo lì. Vabbè, sarà per il prossimo carico. Allora, tiriamo giù la rampa. Perfetto. E iniziamo il lavoro di pulizia. Allora, con questo attrezzo togliamo via le radici dei tronchi, la base. Praticamente è cippato, serve la seccatura
legname in maniera grezza, che dopo possiamo utilizzare come combustibile, come fertilizzante oppure venderlo direttamente. Ok, uno è fatto, cerchiamo il secondo pezzo. Anche lì abbiamo dimenticato un altro pezzo di legname. Perfetto. Andiamo a cercare un altro. Ok. Ottimo. Abbiamo uno lì davanti. Ok, questo sulla strada. Pare che li abbiamo fatti tutti. Ok, andiamo in quest'altro lato, ce l'abbiamo qui. Perfetto, prendiamo anche questo. E direi che li abbiamo fatti tutti. Sì, direi proprio di sì. Bene. E ora inizia la pulizia. Allora, andiamo a prendere la nostra bella pala. E possiamo cominciare da qui dietro.
Anche lì ci sono dei tronchi, li prenderemo, ci sono poi quei pezzi rimasti. Allora, sentiamo anche la strada un attimo, direttamente. Qui qua, adesso siamo pieni, perfetto. E andiamo a svuotarla. Ottimo. Il pezzo di legno sotto le ruote che ci intriga. Finalmente bisogna buttarlo fuori, perfetto. Ottimo. Fatto. Allora. Vediamo anche qui. E qui in salita. Ottimo. Ottimo. L'ho quasi fatto. Tanto fatta. Dai, ci rimangono due mucchi ancora. Abbiamo fatto tutto. Qui riempiamo per bene. Allora, questo lo tiriamo su da qui. Questo qua, perfetto, ed ora quello grande. Ok,
Perfetto, abbiamo raccolto tutto il cippato. Possiamo riposizionare la pala sulla carrello, la trasporto. Riposizioniamo il caricatore frontale. Voilà. Perfetto. Tiriamo su la rampa. E abbiamo fatto. Allora, vediamo un attimo. Il prossimo lavoro sarà di trasportare via questi pezzetti di legname qui, che abbiamo visto. Quindi li mettiamo qui in vista, così prima dell'inverno li veniamo a prendere. Perfetto. Ecco qua. Li metto qui così non cadano giù se piove o se fa intemperie. Perfetto, lì non abbiamo dimenticato nulla, abbiamo pulito tutto e lì ci sono altri pezzi che verremo a fare un'altra pulizia. Ottimo, direi che possiamo andare. Allora, ripostiamo al deposito questo qui. E partiamo via con questo qui. Oh, vediamo se riusciamo. Perfetto. Allora, qui in deposito abbiamo già un po' dissipato questo carico, possiamo andare a prenderlo direttamente. No? Quindi questo lo mettiamo in fila qui. E questo invece lo gettiamo e lo portiamo giù. Anche perché prima di andare a prendere il legname dobbiamo andare a raccogliere le uova delle nostre galline nel pollaio, che adesso andremo a prendere. Ah no, questo posso intanto posteggiarlo, direi anche qua, tanto siamo qui. Perfetto. L'importante è spegnere il motore se non consuma benzina. Quello è per la serata. Adesso sono le ore 11. Raccogliamo un attimo le uova direttamente. Opla.
una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto e diciannove uova. Ma 19 uova ne hanno fatte di uova. E 20. 20 uova. Perfetto. D'accordo. Oh, la sera sta crescendo. Bene. Ritorniamo ai nostri trattori. Il campo sta crescendo, quello anche. Andiamo a vendere il legname. Partenza. 1 direzione vendita legname. Allora. Siamo leggermente sovraccarico, infatti fa un po' fatica il trattore a trasportare tutto questo peso. Cerchiamo di andare piano perché sennò penso che ribaltiamo qualcosa. Ok. Bene, siamo in direzione della segheria dove venderemo ancora questa volta in legname e successivamente lo porteremo per la produzione di pallet, qui dopo li utilizzeremo per la raccolta delle cassette della frutta e poi trasporteremo ai rivenditori sul mercato. C'è dietro, lo vediamo nel specchietto, perfetto. Ci vorrà un po', ma siamo quasi arrivati. Eccoci qua, quello è il treno. Libero, possiamo andare, opla. E qui la famosa stradina che di notte noi la troviamo quasi mai. Perfetto. Allora, prendiamo intanto i tronchi. Sarà da ridere. Allora, scarichiamo. Bene, 16.000 euro praticamente. Avevamo 422, abbiamo incassato 16.000 euro solo col primo carico. Passiamo al secondo carico. Avanti.
adesso ci tocca scaricare la mano. Allora, vediamo quanto abbiamo fatto, va, questo carico qui. Per il momento utilizziamo questo carrello, poi più in là acquisteremo un altro carrello più comodo, perché questo è un po' scomodo, appunto, a mano scaricarlo tutto il tempo. Ok. Questo pezzettino e voilà, siamo raggiunto 19.721. ah, abbiamo dimenticato un pezzo, ecco qua. Perfetto, 19.810, ottimo. E questo solo con il carico di legname. Ora andiamo qui dietro. Ok, scaricheremo il cippato. Wow! Hai tamponato! Male, male. Questi dipendenti non sono affidabili. Allora, qui mi conviene fare il giro. Così. Oppa. Vediamo quanto che facciamo con questo cippato. 22.000, bene. Male. Bene, possiamo ritornare alla nostra azienda agricola, ma prima andremo a vendere le uova. Allora, direi che possiamo attraversare qua, visto che il terreno è passato ora. Ci andiamo. Perfetto, andiamo a fare questa salita ripida. Ok, infatti ce l'abbiamo fatta con fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Il prossimo acquisto sarà anche un camion che trasporto di questo carrello, anche magari un camion più grande, così riusciamo a portare un carrello più lungo, questo proprio piccolo piccolo. Bene, ora andiamo in città, andiamo a vendere le 20 uova raccolte e poi torniamo al nostro deposito.
Allora, non mi ricordo dove era. Dove era l'altra parte? Hopla! Mancata precedenza. Ci è andata bene. Pare che siamo qui, infatti, eccoci qua. Allora. Andiamo a vendere qua. Vendute 171 euro, 20 uova, però pagano bene le uova qui, eh. Bene bene, 22.188 euro. Ora ritorniamo al nostro deposito. Vediamo cosa abbiamo in promozione. Ah, interessante, ne abbiamo un bel po' di cosine. Mi sa che ci conviene fare un giro al negozio, dai, prima di andare al deposito. Torniamo al deposito e poi andrò a fare shopping. Allora. Eccoci qua, giriamo a sinistra e siamo praticamente arrivati. Ecco, c'è il nostro bel deposito. La nostra bella fattoria. Voilà, pronto all'uso. Concediamo l'autista. Passeggiamo anche questo qui. Perfetto. Bene ragazzi, grazie per aver visualizzato questo video e per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima con nuovi video. Mi raccomando, mettete il like se vi è piaciuto, commentate ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da Game Trust Trieste è tutto. Vi auguro una buona giornata.